ed ecco l'ingresso in campo delle squadre. Sono in 5 a saltare per il Parma, marcatura zona del Sassuolo. La palla sul secondo palo con Herum che prova a calciare. No, Herum subito avanti il Parma 1-0. Volè fantastica di Herum che fa 1-0 per la squadra di Panico. Ora l'abbraccio collettivo in panchina. Primo gol in campionato per la finlandese. Con la Juventus subito in vantaggio in casa del Milan, imitata dal Parma che si è messo qualche secondo in più, ma passa in vantaggio con un grandissimo gol di Nora Herum, ma è arrivata la scorsa estate dalla Lazio, non è riuscita a conquistare la salvezza lo scorso anno in bianco celeste, ci riprova, le giocano contro, ma è ritornata qui alla Ricci, pronta Playdrup con il mancino. Valei, e la palla è dentro, 1-1, Caroline Playdrup ha pareggiato il Sassuolo, una punizione che ha ingannato Ciccioli. Ha girato la barriera per lei in Serie A. Rivediamo la sua punizione con il mancino. Non irresistibile qui. Solite 6 a saltare. Il suo destro a uscire. Secondo palo, il colpo di testa. E arriva il 2-1 per la squadra di Piovani, che ribalta la partita e passa in vantaggio con il gol di Valeria Monterubiano. È un gol che si merita per un primo tempo di sacrificio. Da Piovani, gran palla di Clelland sul secondo palo, vince il duello con Herum che se la perde e mette dentro il gol del vantaggio del Sassuolo, un Parma che naturalmente la partita è tutt'altro che finita, però che ha segnato il gol dell'1-0, si è persa Monterubiano però sull'1-1. Baituka Itite vuole la palla al centro, c'è Corbin, sinistro, palo, rete! Mia Corbin, è il suo momento, è il gol del 2-2, rimette subito le cose a posto il Parma con il gol. Ora segna il gol del 2-2, si ritrova il pallone lì Corbin, dalla stessa posizione è arrivato il gol di testa di Monterubiano, arriva anche il pareggio di Corbin, qui tocca male il... Si apre la rosa del Sassuolo, il cross messo fuori da rigoni, poi colpisce malissimo Maresciao, c'è la rovesciata e il 2-3 del Sassuolo con la super rovesciata che vale il vantaggio della squadra di Piovani. Dovrebbe essere stata Monterubiano aver segnato un gol fantastico che entra di diritto nella goal of weeks, nella goal of week della settimana. Lo rivediamo insieme, il cross di Clelland colpisce male qua Marciao che disegna un assist, poi arriva la torre e lo strepitoso gol di Monterubiano, è la sua doppietta, è la sua giornata. Sabatino prova il velo, altra possibilità per Bellucci che trova Clelland, posizione regolare, Clelland, il tocco sotto e il gol del 4-2, chiamano la posizione di offside le giocatrici del Parma, è tutto regolare però sembrava già in diretta essere partita da dietro qui Lana Clelland, 8° centro il campionato, gran palla di Bellucci, Clelland sfugge via e poi con il tocco sotto batte Ciccioli in uscita. 8° gol, buonissimo momento della stagione di Clelland, ma soprattutto contro il Parma è stata decisiva quest'anno. Qui l'abbraccio anche con il preparatore dei portieri del Sassuolo. Maresciao che prova a passare, Maresciao palla sul secondo palo, viene riscodellata al centro, poi Cambiaghi spaccata, 3-4, l'aria aperta subito il Parma, c'è un sole molto caldo ma è una pioggia di gol invece sullo stadio Ricci, una positiva nuvola di Fantozzi, 3-4, l'aria aperta subito il Parma, la palla rimessa in mezzo, un batti e ribatti, Cambiaghi, un altro gol dell'ex, il cross di Marciao sul secondo palo, la torre di Cambiaghi, poi la palla che rimane lì, Banusic, ha pareggiato il Parma, Maria Banusic, si è provato Filangieri anche con la mano,
non è bastato. 4-4. Rivediamo la palla che rimane lì con il mancino, vedete, forse la sfiora addirittura Filangeri. Nagy va a chiudersi sull'out di destra, Nagy sfida Room, vuole il centro, chiama anche un calcio di rigore che c'è, attenzione, calcio di rigore per il Sassuolo a fondo di Nagy che aveva anticipato l'avversaria. È andata fino in fondo, aveva il corridoio per servire Sabatino, ha voluto spingere. Sabatino contro Ciccioli, 92esimo in corso. La rincorsa di Sabatino. Il destro e la rete, 5-4 per il Sassuolo. La festa del Ricci, la grinta di Sabatino, la corsa di Nagy. E arriva anche il quinto gol in campionato di Daniele Sabatino con la maglia del Sassuolo. Fischiato in bocca tre volte, allora Maggio dice che basta così. Termina un Sassuolo Parma che si candida a passare alla storia di questa Serie A femminile team con la vittoria 5-4 del Sassuolo.